Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Sorrido perché quando si parla di lenti a contatto sono nel mio mondo. Perché sapete, io sono un amante di lenti a contatto colorate. Le amo, le amo, le amo. Questa azienda in questione è Chiara Lens. Mi hanno inviato 4 lenti colorate. Chiara Lens, appunto, è un'azienda specializzata in lenti a contatto, in particolare, appunto, queste colorate le trovate nel sito, ci sono di tantissimi colori, c'è una vasta gamma di colori, sono lenti di qualità e si parla di una delle più grandi marche internazionali. Sono lenti, appunto, certificate. Spedizione rapidissima. Io tra l'altro l'ho fatta arrivare in negozio visto che soprattutto nel periodo natalizio ero fissa lì, bastava mettessi una brandina e poi potevo passare tranquillamente le mie giornate in negozio. Quindi mi è arrivato lì il pacchettino, quando mi è arrivato tipo lo guardavo, mannaggia, non lo posso aprire, non lo posso provare, non posso fare niente, non vedo l'ora di aprirlo. Potete pagare con PayPal e offrono la consegna DHL Express, certificazioni ISO, appunto di queste lenti. Il marchio CE, ve lo spiego, lo leggo qua, è un marchio di certificazione che indica la conformità alle norme di salute, sicurezza e protezione per i prodotti venduti all'interno dello spazio economico europeo. C'è la spedizione gratuita per tutti gli ordini di 60 euro. Ottieni una colorazione marrone più chiara rispetto al tuo marrone naturale. Infatti è una cosa che io amo e valorizza la tua naturalezza. Comunque, il prezzo di queste lenti è di 32 euro. Non vi fate spaventare dal prezzo perché io sono dell'idea che la qualità si paga. Ovviamente qua potete scegliere le due diverse gradazioni perché ad esempio a me manca 250, 250, però se uno manca 6, l'altro occhio manca 2, insomma potete inserire le due diverse gradazioni. Qua c'è proprio la sezione occhio sinistro, occhio destro, quindi mettete tutti i vostri dati. Qui ci sono tantissime recensioni positive. Comunque sì, la cifra è 36, 32, insomma siamo su questa cifra qua e secondo me, ripeto, è giustissima perché comunque si parla di lenti a contatto, è normale che abbiano il loro costo, ma cosa che non trovate solo su internet ma anche nei negozi, cioè hanno gli stessi prezzi. Prima mi sono struccata perché avevo sinceramente un trucco molto più pesante per soffermarci proprio sul colore della lente, proprio solo sulla lente, ho deciso di truccarmi un pochino più naturale, in modo che quasi tutte le lenti comunque ci stanno bene, perché comunque si sa, su un eyeliner nero, bara marrone, tutte le lenti ci stanno bene. Poi c'è quella che tipo il blu sta meglio con un certo tipo di make-up, non so, anche più rosato, insomma, per fare parità con tutte le lenti ho scelto un make-up molto più leggero e classico, via. Diciamo così, proprio per soffermarci sul colore della lente e sulla lente, visto che il video è mirato a questo, insomma, non ha un trucco. Il fatto di avere delle lenti a contatto colorate è la soluzione ideale per poter cambiare con colore gli occhi quando si vuole, per poter, non so, faccio un determinato make-up, ho bisogno di una lente nera, sapete, anche quelle ganze, no, di Halloween. Sicuramente il make-up viene meglio con questo tipo di lente ed è bellissimo cambiarlo, no? Viene più particolare il trucco. Quindi si acquista questa lente a contatto. Voglio un make-up rosso, che però l'occhio abbia dei riflessi verdi. Vi sto facendo degli esempi, compro la lente verde. Quindi è bello sia sperimentare con i vari make-up. Infatti io in primis le amo anche per questo, perché sperimentate veramente con tutti i tipi di make-up. Voglio un trucco rosa, solitamente quando mi trucco di rosa scelgo delle lenti blu perché l'abbinamento mi piace tantissimo. A parte il make-up, secondo me è bello anche vedersi con i vari tipi di colori sugli occhi. E, perché io da quando sono piccola dico sempre: mi piacerebbe tantissimo avere gli occhi celesti. E io da quando ho avuto modo di provare le lenti mi sono tolta questa soddisfazione. Siccome per sfizio vorrei provare ad avere gli occhi celesti, mi compro le lenti. Quindi è una soluzione perfetta per sperimentare tutto: make-up, look. Le potete utilizzare per un evento speciale, per una festa. Pensate che comunque anche nelle sfilate, gli attori, i
nei film le lenti vengono colorate, vengono utilizzate tantissimo. Non le dovete dare a nessuno, non le potete prestare a amici, parenti, eccetera. Sono cose personali. Se avete anche delle irritazioni, particolari problemi, magari un giorno avete un po' l'occhio irritato, non le indossate. E un'altra cosa, mettetele sempre prima di truccarvi e toglietele prima di struccarvi. Le lenti a contatto Chiara Lens sono trimestrali, quindi durano 3 mesi. Voi le potete usare anche tutti i giorni, però durano 3 mesi, quindi dopo i 3 mesi vanno cambiate. Ecco cosa trovate nel contenitore che contiene appunto le lenti: il bigliettino con tutte le foto delle varie lenti a contatto, poi il libretto dove ci sono tutte le informazioni, il portalenti, questo serve poi per conservare le lenti. Tra l'altro sopra c'è una L e una R, quindi left right, destra sinistra. Se avete anche delle gradazioni diverse sapete quale lente va nei due occhi. Allora partiamo con le prime lenti a contatto. Vi faccio vedere le Dream Brown. Andiamo a rimuovere questo. Sono molto leggere queste lenti, fini anche. Allora vedete, metto la lente sull'indice, sul polpastrello, poi col medio vado a tirare giù l'occhio e con l'altra mano tiro sulla parte sopra e la vado ad inserire. Ecco, vedete perché le amo? Perché guardate quanto mi schiariscono il mio marrone naturale. Vedete, io parto da un marrone non scuro scuro ma nemmeno troppo chiaro, e questa lente, la Dream Brown, mi schiarisce insomma il mio marrone. Eccole qua tutte e due. Mamma mia ragazzi, sembra di non averle, cioè questa è la cosa più fondamentale, sembra di non averle. Sono comodissime, a volte può capitare di metterla anche al contrario, ve ne accorgete perché vi gratta un po' l'occhio e perché guardandovi allo specchio vedete che rimbalza un po' la lente dentro, quindi voi la rimuovete e la rimettete. E ripeto, sono le Dream Brown e vengono 32 euro. Ho messo la soluzione e adesso rimuoviamo le lenti. Adesso passiamo alle Dark Grey. Guardate la differenza. Mamma mia, come sono leggerissime. Dark Grey. La Dark Grey è una colorazione sul grigio scuro. Viene anche questa a 32 euro. Per ora le mie preferite. Bellissime. Ci vedo un bel make-up. Sapete anche tipo gli smokey eyes, comunque belli anche luminosi, con l'argento. Una cosa che mi piace tantissimo è che vedete all'interno ci sono delle venuzzine che fanno vedere anche leggermente il colore sotto dell'occhio naturale. Adesso passiamo alle Magic Blue. Ecco le Magic Blue. Mamma che belle, le hanno create veramente bellissime e naturali. Si vede molto bene il blu nonostante io abbia un bel marrone. Il mio occhio naturale al centro si vede bene, però si unisce benissimo con la lente colorata. Passiamo adesso all'ultima confezione, Lovejoy. Queste qua sono verdi. Queste sono decisamente belle verdi. Piacciono, però di solito le mie preferite sono il blu, il grigio, il marrone chiaro. Comunque mi piacciono anche le verdi, però ecco, preferisco molto di più le altre tonalità. Penso anche che mi stiano un po' meglio le altre tonalità. Preferenza mia personale, mi piacciono tantissimo le celesti e le grigie. In base ai vostri gusti uno può scegliere le lenti che gli piacciono di più. Ad esempio sul sito sembra un pochino più finto il verde, invece indossato è un pochino più, cioè leggermente più naturale. Fatemi sapere quali sono le vostre preferite. Finiamo il video con queste lenti, le lascio visto che sono le ultime. Io ringrazio l'azienda per avermi offerto queste lenti, per avermi dato la possibilità e l'opportunità di provare i loro prodotti, e sono sempre aperta diciamo alle nuove conoscenze, a conoscere, a provare i nuovi marchi, i nuovi prodotti, insomma è bello testare, provare, consigliare. Posso dirvi che io queste lenti ho notato che sono molto leggere e lo si sente infatti nell'occhio, la differenza si sente che sono unghie leggere. Ho provato delle lenti che erano un pochino più spesse e dopo un po' l'occhio mi si appesantiva.
queste, ragazzi, sembra di non averle. Questa è una cosa fondamentale che premia anche l'azienda, secondo me, perché vi farlo da una che usa le lenti, ce ne sono alcune pesanti che dopo un'ora vi si stanca l'occhio, vi viene voglia di dormire, soprattutto quando mettete lenti e ciglia finte, ma allora sì. Poi stavo valutando una cosa del verde, che sì, allora, come vi dicevo, nel sito mi sembra un verde un po' più finto, mentre dal vivo mi sembra un pochino più naturale. Ho provato dei verdi di altre aziende, e specialmente di una che sembrava veramente il verde dell'occhio di un serpente, finto. Ora mi sono anche riguardata delle foto per valutare bene anche le differenze, e questo, nonostante comunque si vede che ho la lente, che è un occhio comunque non proprio naturale, è più naturale di alcune lenti che ho provato. Se il prezzo comunque vi sembra alto, vi assicuro che costano così in tutti i posti, negozi, online, ovunque. Mi fa piacere avervi dato la possibilità di guardare queste lenti sui miei occhi, comunque di avervele mostrate, presentate, di avervi fatto vedere come sono una volta indossate. Spero anzi di esservi stata d'aiuto. Questo mondo qua delle lenti colorate mi ha sempre affascinato tanto, e chi mi segue da tanto lo sa, è ganzissimo uscire con le lenti colorate, a me piace tantissimo. Poi io non mi vergogno, cioè, ma poi non c'è niente di cui vergognarsi. Non c'è cosa più bella di sentirsi di essere se stessi. Essere se stessi non significa uscire per forza come mamma ci ha fatto, quindi senza trucco, con i capelli del colore naturale, senza unghie. Cioè, se io mi sento me stessa, magari con degli occhi celesti e con i capelli mesciati o rosa e con delle unghie 2 chilometri, io mi sento me stessa così, mi sento bella così, e andatene fieri. Ringrazio davvero di cuore l'azienda, grazie anche a voi per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere quale delle 4 lenti è la vostra preferita, quale vi è piaciuta di più, se le acquisterete, se le avete già acquistate, come vi siete trovati, insomma, fatemi sapere. Per qualsiasi cosa, anche domande, eccetera, se volete le risposte un pochino più rapide, scrivetemi su Instagram. Niente, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video.